Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua è Gozza Bomba e bentornati tutti quanti sul mio canale e schiere su questo video, perché questo video, ascoltatemi bene, anzi questa intro ascoltatela molto bene, sancisce una cosa importantissima, bensì che da adesso ragazzi, da questo video, per le cose che succederanno, ricominceranno, anzi io direi ritorna il vecchio Ronaldo Junior, quello incazzato, quello sclerato, quello schizzato, ragazzi, quello che faceva le pazzie come piace a voi. Ma alla fine ragazzi non è colpa nostra, cioè Ronaldo Junior era calmo, è calmissimo, il problema sono le persone che stanno vicino a Ronaldo Junior, che è le situazioni soprattutto che sta intorno a Ronaldo Junior, che lo fanno schizzare, giustamente lo fanno incazzare come una bestia. Motivo per cui ragazzi questo video, proprio per questo motivo, è da spolliciare, da condividere e ovviamente da iscrivervi al canale, perché da qua arriveranno altri molto più belli. Quindi mi raccomando ragazzi, fatelo, anche perché se spolliciate io vedo che mi interessa, faccio uscire dei video veramente bomba. E sempre in descrizione vi ricordo che trovate le mie maglie ufficiali e il mio Instagram, che vi basta cercare @realanthony e seguirmi a bomba, mettere mi piace per essere salutati in tutti i prossimi video che verranno domani, nel futuro, tra un anno, tra 10 anni, tra 1000 anni, insomma quando volete voi. Basta che lo fate. Ragazzi miei, Ronaldo Junior vi dà il buongiorno. State guardando questo video di sera o di notte, in ogni caso buonasera, buongiorno. E forse Ronaldo Junior dovremmo cambiare quella felpa su piedi, perché secondo me è fatta un po' vecchia, cioè la dovremmo anche lavare, far lavare dalla mamma o da Jasmine, non lo so. Allora ragazzi, vi voglio dire una cosetta. Siamo qui un attimo, venuti al parco giochi. Sono con i miei amici, vedete lì sopra ci sono Albert e Alex, che hanno deciso di rompersi il menisco o di andare dritti in ospedale. E qui, come ben potete vedere, ci sta Dante, il bambino del futuro, quello che abbiamo incontrato dall'area 51, cioè da Forza Zancudo, che sempre più o meno presso casa, sa cosa, l'abbiamo salvato. E diciamo che si sta ambientando qui insieme a noi e ho deciso di farlo conoscere a tutti. Quanto pare somiglia molto molto ad Albert, il taglio di capelli è molto somigliante. Però vabbè, si vede che lui ha i capelli bianchi, lui invece è biondo. Per cui ragazzi ho pensato di portarlo qui, giusto per far divertire un po', perché sempre a tenerlo chiuso in casa non è veramente il top, anzi per niente. Però io vi dico una cosa, loro oggi sì, stanno qui che vogliono fare parkour, si vogliono spaccare di gambe, di testa, di menisco, di radio, di ossa, di falangi, di non so che cos'altro. E io lo lascio fare tranquillamente, anche perché ragazzi io c'ho una mega giornata con Jasmine. Sono le 3:16, siamo visti alle 2:30, direi che sono passato, ho salutato. E direi che ora devo correre da Jasmine, perché ragazzi Jasmine mi ha detto di tornare, cioè Jasmine in realtà mi ha detto di tornare il più tardi possibile. Però ragazzi voglio farle una sorpresa, tornare a casa e fare qualcosa di spumeggiante insieme a lei, ecco insomma. Quindi devo salutare, non ho salutato. Ragazzi bella, bella fratelli, bella Alberto, spaccatevi, ci vediamo domani con Jessie, ciao ciao. Io la Jasmine bella. Ronaldo Junior saluta in una maniera impressionante. No, ho lasciato la bici qui dietro perché non sono venuto con, cioè sono venuto con la bici, quindi ci metterò un po' di tempo anche ad arrivare a casa. Io ragazzi spero vi ricordiate che Ronaldo Junior ha preso tipo una casa. Io passo a schiere perché io sono, oh vabbè, giallo, potevo passare. Dicevo, sì, vai giallo, 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 vai grande rosso. Vabbè. Dicevo, se posso parlare, spero vi ricordiate che Ronaldo Junior, ragazzi, ha una casa, cioè una casa, ha comprato una casa con Jasmine senza che Cristiano Ronaldo lo sapesse. Poi ragazzi, Ronaldo l'ha saputo, ma cioè si è incazzato, ma diciamo ce l'ha lasciata, perché ci sono sempre tante cose che distraggono la vita di papà. Quindi sapete che ora il padre di Ronaldo Junior, ragazzi, è stato accusato di aver stuprato una donna in una discoteca. E quindi Ronaldo, ragazzi, si vede un po' alle strette per certe cose. E quindi ragazzi, come dicevo, Ronaldo Junior ne approfitta per fare le sue cavolate senza essere mai sgamato. Senza essere mai sgamato e schiere. Quindi vabbè ragazzi, direi che siccome da qui a casa di Ronaldo Junior ci vuole un bel po' di tempo, ci becchiamo direttamente quando Ronaldo Junior arriva a casa. Anche perché guardate che trick che faccio adesso. No, devo imparare ancora bene a farlo. Vabbè ragazzi, in ogni caso ci sentiamo dopo. Ronaldo Junior è rosso, non puoi passare. Ci sentiamo dopo ragazzi quando arriviamo vicino a casa di Ronaldo Junior. Ok ragazzi, c'è un problema, c'è una Lamborghini.
Non vorrei fosse di papà e che si fosse ricordato di questa casa e che sia talmente incazzato che ora potrebbero sorgere dei problemi. Anche se, sinceramente, ragazzi, non ricordo che papà avesse questo tipo di Lamborghini con la bandiera italiana da sopra sotto, no? E soprattutto, ragazzi, non ha una targa, quindi non è di papà. E allora di chi diavolo è? Addo Junior? Di chi è sta macchina? Addo Junior, hai comprato un'altra macchina e non mi ha detto niente? No, 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 è impossibile. Ragazzi, forse è di Jasmine, non ne ho idea. Comunque, c'è quest'auto qui che non è la mia, non è la nostra, quindi non ho la più minima idea di chi sia quell'auto. Ora, via che Jasmine dovrebbe essere in casa, le chiediamo spiegazioni. Tesoro, sono a casa. Jasmine? Jasmine? Sei qui, tesoro? Jasmine, sei qui? Ragazzi, non ho idea di dove sia Jasmine. Jasmine, sei in cucina? Ragazzi, io vedo tutto desolato qui. Jasmine? Forse sarà pieno di sopra, ragazzi. Fuori non c'è. Perché pensavo sarebbe. Fuori non c'è, ragazzi. Pensavo stesse fuori a prendere aria, ma non è fuori. Ma sarà pieno di sopra per forza. Perché non è che ci sono altri posti dove potrebbe essere. La casa è questa, voglio dire. In piscina non c'è, si vede da lì. La piscina non c'è, quindi, ragazzi, deve essere per forza qui. Tesoro? Già. Giulia, l'hai visto? Rado Giulia non è incazzato, ma io sì. Ragazzi, quello è Sfera e basta. La riconosco dal taglio di capelli merdoso. E quella è Jasmine nuda. Semi-nuda. Rado Junior, non ci posso credere, ragazzi. Ma sta scherzando? È uno scherzo? No, 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 no. Qui devi intervenire, Ronaldo Junior. Guarda, non mi hanno manco sentito. Perché sta camminando così? Sta camminando coi pugni. Ronaldo Junior, che vuoi fare? Oh mio Dio, ragazzi, sta camminando coi pugni. Che succede? No! Madonna! Madonna, che botta! Oh mio Dio, ragazzi, la lotta sta infuriando. Attenzione, c'è Jasmine che sta dicendo di smetterla di dire. Ronaldo Junior, ti posso spiegare? Io non voglio sapere niente. Oh mio Dio, ragazzi, guarda Ronaldo Junior con che arroganza si avvicina. Tiragliela a sfera e basta. Oddio, non si è fatto niente. Ah, ecco, ora se l'è fatta. Allora, cos'è sto fatto che ti fai mia moglie? Eh? Cos'è sto fatto? No! No, dove vai? Ok, ragazzi, attacco a sorpresa. Ronaldo Junior ti sei appena buttato giù quando è ritardato sto bambino. Era tutta una tattica, bello, per farti il colpo segreto, tiè! Oddio, se! Che bomba, signori! Vuoi fare a botte? Vuoi fare ammazzate? Vuoi fare a botte? Fatti sotto, aia! Oh, non riesco a picchiarlo! Tieni, piglia questo! E piglia questo! E piglia questo! Mamma mia, Ronaldo Junior, attenzione! Piglia questo calcio! E adesso, super colpo allegretto, vincenziale! Ok, l'hai mancato. E lui ti ha mancato anche. Chi ti dà il permesso di farti la mia ragazza? Brutto, schifoso, infame. Chi te l'ha dato il permesso? Chi te l'ha dato? Chi te l'ha dato? Mamma mia, ragazzi! Ronaldo Junior sta avendo la meglio, attenzione! Uno scontro eccezionale! Ronaldo Junior contro Sfera! Si stanno tirando le botte! Oddio! Jasmine che sta dicendo, ragazzi, smettetela, vi prego! No! E non si smette niente! Botte! Aia! Ok, questa deve aver fatto male. Cavolo! Aia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 ! Allora, ne vuoi ancora discutere? Ne vuoi ancora discutere? Eh? Ne vuoi ancora discutere? Ne vuoi ancora discutere? Ne vuoi ancora discutere? Rispondi! Non è che ti picchio, ti faccio male! Aia! Ora basta, mi hai seccato. Di fame, ragazzi, non ci credo, i miei stessi fame di siete stanno andando a zero. Sono costretto a interrompere, va bene, va bene. Oddio, sono svenuto, lo sapevo. Bene, è finita benissimo questa lotta, devo dire. Ronaldo Junior è svenuto, ottimo. Perché abbiamo perso il senso di fame di siete stavano a zero. Pare Ronaldo Junior si è ripreso. Ha bevuto qualcosa, ha mangiato qualcosa, ma la situazione non è cambiata. Perché qui c'è Jasmine e Sfera che. Sfera Madonna, allontanati, ti tiro un pugno in faccia. Che era soltanto, diciamo, si era ubriacata per errore. E Sfera invece sta dicendo che per quello che abbiamo fatto ci denuncerà. Cosa? Tu vuoi denunciarmi? Tu non hai capito niente! Ritardato, io ti ammazzo! Ti ammazzo! Tu smetti di parlare! Smettila! Mi state facendo incazzare tutti! E fate i finti tonti anche! Ora ti tiro un colpo segreto che non potrei fare a meno di rispondere. Tiè! E fa sapere di smettere, Ronaldo Junior è incazzato nero. Jasmine, ci dovevamo sposare tra qualche mese, ve lo ricordate? Chi se lo ricorda che avevamo fatto il video? Avevo fatto il video dove Jasmine e Ronaldo Junior avevano fatto i preparativi che si dovevano sposare. Adesso questo, una cosa che non tollero.
E prima di tutto l'amicizia tradita. E secondo, è il tradimento. Aia, inizio perso. Stolta non svengo, sai. Quindi ti accappotto, vuoi farmi causa? Vuoi farmi causa? Ti metto contro tutti gli avvocati di mio padre. Ti metto tutti contro gli avvocati di mio padre. Ti pesto il sangue, ti distruggo. Jasmine era la mia ragazza, adesso te la sei fatta. Devi infame, devi crepare. Dio, adesso c'è la ragazza, mamma mia. Ronto Junior, calmati. Ragazzi, fermate Ronto Junior. L'ha ammazzato, lo sta ammazzando. Ti prendo questa macchina e te la distruggo da cima a fondo, così impari a farti mia moglie. Va, ci credo, ragazzi. Sta spaccando l'auto di Sfera. Oddio, guardate, gli ha spaccato il vetro. Oddio, ragazzi, Ronto Junior è pazzo, ragazzi. Colpo segreto. No, hai sbagliato, Ronto Junior. Cavolo, aia, dov'è? Però qui, ragazzi, sta scappando. Sta scappando. Vieni qua, schifoso lurido! Perché ragazzi, Ronto c'è più veloce di una Lamborghini, non ci credo! No! È partito, è partito! Porca miseria! Maledizione! Devo far chiudere questa strada da mio padre, porca miseria! Dico, papà, chiudi sta strada! Ok ragazzi, questo è solo l'inizio. Jasmine sta cercando in tutti i modi di Ronto Junior. Ronto Junior, ti prego, amore mio, ti sei amore, l'ho fatto apposta. E Ronto Junior dice: non ne voglio sapere niente, vattene via, ischia. E c'ho ragione, porca miseria, perché ragazzi, non si tollera mai il tradimento, né su GTA, né sulla vita reale, né da nessuna parte. Da nessuna parte, quindi. Ragazzi, questo video è stato il primo video che adesso ne arriveranno di belle, quindi mi raccomando ragazzi, se questo video vi è piaciuto, un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale, incazzare, tanto giù non si alzano però le mani alle donne, non alzare, vattene via di qua. Ecco, bravo. Non so dove stia andando, sinceramente non mi interessa. Ragazzi, oggi mi hanno fatto incazzare, porca miseria, mi hanno fatto incazzare come una iena. Brava, scappa, brutta trattatrice schifosa. Io saluto gli ultimi di voi su Instagram, veloce veloce. Voglio salutare Valletta Christian, Dennis King 03, Danilo AS Roma, Giordano Martina e Arsenal 564. Queste ragazzi sono le ultime notifiche che mi sono arrivate su Instagram. Quindi se anche volete essere salutati da me, dall'incazzato Ronto Junior, fate come lui che vostro telefono mi viene a seguire su Instagram. Quindi vi basta cercare chiocciola Real Anthony, ragazzi, venirmi a seguire e avete la possibilità di essere salutati a fine video. Quindi mi raccomando, fatelo ragazzi, che è importante, fatelo perché sapete che ci tengo tanto, ci tiene tanto anche Ronaldo Junior. Quindi mi raccomando, Ale ovunque, quindi non perdete per nulla al mondo ragazzi i prossimi episodi. In ogni caso, grazie per essere stati con me e Ronaldo Junior anche quest'oggi. Qua è il vostro negozio ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci becchiamo ad un prossimo video e scale!